Ed eccomi di nuovo in diretta con voi, ancora buon pomeriggio amici delle Fonti TV, un pomeriggio dedicato al nostro main event della settimana monotematica di Le Fonti TV, quella che vedete anche nel nostro sito, nella sezione eventi, quella di cui stiamo parlando è la Tax TV Week, ma tutte le nostre settimane, compresa questa, sono collegate alla ripartenza dell'economia, naturalmente dopo il periodo del coronavirus, dopo il periodo del lockdown mondiale, quindi un evento di una portata incredibile. In questo caso, naturalmente, per la Tax Week parliamo di scenari di fiscalità nazionale e internazionale e in questa seconda parte della nostra trasmissione cercheremo di capire che cosa sia stato fatto proprio in Italia a sostegno delle imprese, perché questo è l'argomento portante rispetto ad altri paesi. Già nella prima parte della trasmissione ci siamo dedicati e concentrati sui provvedimenti messi appunto dal governo, ma è interessante capire e abbiamo cercato di capire quanto l'Italia in questa fase possa essere attrattiva. E quindi adesso è importante anche collegarla con altri paesi, perché ovviamente la pandemia e quindi la crisi economica che deriva dalla crisi sanitaria è di portata mondiale, è di portata globale. Questa ci fa capire, e l'abbiamo capito a nostre spese, che portata abbia quello che è successo. Io saluto i miei ospiti, i relatori, perché poi hanno una veste più ampia di semplici ospiti in questo contesto. Laura Beretta, Group Tax Director di Prysmian, buon pomeriggio. Buongiorno. Buon pomeriggio Emanuele Marchini, Country Tax Lead di Italy Shell Italia. Buongiorno Buongiorno. e saluto Guido Ari e Petra Roli, Managing Partner Lead Tax And. Buongiorno a tutti. Buongiorno, bentrovati a tutti. Io partirei proprio da lei, Petra Roli, per questo motivo. Allora, ovviamente nella premessa che possiamo fare è che la pandemia da Covid-19 ha portato con sé, e l'ho detto poco fa, una crisi economica sociale che forse non è possibile paragonare nel dettaglio ad un'altra crisi, proprio perché prima è stata una crisi sanitaria, la più grande crisi sanitaria del dopoguerra, e poi si è trasformata ovviamente in economia, scusate, in crisi economica a livello mondiale, e ancora oggi non sappiamo quali saranno gli effetti, definitivi, diciamo così, per il nostro paese e per tutto il mondo. Quindi tutti abbiamo dovuto cercare di fronteggiare una situazione di estrema emergenza, anche tramite Taxan, che è il network internazionale di cui anche il suo studio è membro, lo ricordiamo. Avete questo ampio osservatorio che in qualche modo ci fa comprendere, ci mette di fronte una visione globale della situazione, quindi per capire quali interventi sono stati fatti e le situazioni che sono state analizzate, no, nel contesto, per comprendere gli interventi di natura economico, fiscale e sociale messi in atto. Allora, a me piacerebbe che lei, proprio come introduzione, facesse un recap su tutto questo. Sì, innanzitutto buongiorno a tutti. Ma diciamo che non è semplice e allo stesso momento è un po' complicato, nel senso che ogni paese parte comunque da una struttura economica che è effettivamente molto differente rispetto alle altre. Quindi riguardavo proprio prima del nostro incontro un po', noi abbiamo un osservatorio più o meno su 50 paesi e sono andato un po' a cercare quelli che erano i paesi principali su cui poteva essere abbastanza interessante fare una specie di comparazione. Sì. Diciamo che in questo senso non c'è una grande differenza, nel senso che la pandemia, il coronavirus, è stato un evento eccezionale, inaspettato, e le risposte sono state comunque molto simili. Sicuramente, diciamo, la risposta nel brevissimo periodo è stata quella di posticipare tutte le scadenze, fiscali. In alcuni paesi si è cercato anche di dare un pochettino, ma però più anche in un senso di continuità, tipo non so, la Francia ha continuato un pochettino nel sistema della concessione, ad esempio, di crediti d'imposta, cosa che per esempio nel nostro paese, per quanto riguarda lo sviluppo e la ricerca, siamo effettivamente molto, molto indietro. È chiaro che un intervento importante è stato fatto
dove possibile in alcuni paesi in termini di riduzione del cuneo fiscale, quindi tendenzialmente cercare di far sì che il costo del personale, del dipendente, il costo lavoro sia effettivamente il minore possibile. A questo proposito, infatti, è importante partire da un presupposto. Interessante è stato il lavoro che è stato svolto dall'OCSE qualche mese fa, che parlava di quelli che potranno essere gli effetti di questa pandemia. Nel senso che tutti abbiamo dato delle risposte che sono risposte da breve periodo. Ascoltavo gli interventi precedenti nel passato blocco, dove effettivamente i punti erano il credito d'imposta, l'immobiliare, la possibilità della voluntary disclosure. Il tema è che il nostro paese, deve un po' recuperare quelli che sono stati degli anni comunque persi. Allora, è evidente che a fronte di uno stesso tipo di intervento, ad esempio, faccio l'esempio quello del posticipare le scadenze, Sì. ha un effetto in Germania diverso da quello che può essere l'effetto che ha in Italia, dove comunque l'esigenza di gettito da parte, dell'Agenzia delle Entrate come strumento, ma sicuramente dello Stato, è particolarmente rilevante. Quindi risposte, tra virgolette, comuni, però con prospettive molto diverse. Ritornando un attimo al lavoro dell'OCSE, l'OCSE effettivamente a un certo punto nel suo report arriva a prevedere, senza tra l'altro fare magari grande fatica, un futuro per quanto riguarda molte aziende in perdita, no? È Certo, chiaro certo. che diventa difficile parlare a questo punto di aliquote fiscali, di tutta una serie di interventi, quando poi gli effetti del coronavirus porteranno comunque, perlomeno un certo tipo di aziende, a dover soffrire perdite civilistiche, magari sicuramente anche fiscali, nei prossimi anni. Quindi è importante, a nostro avviso, che ci sia sicuramente, insomma, un importante intervento strutturale, fiscale, quello assolutamente, proprio perché la situazione ormai lo richiede. È stato un catalizzatore questo evento del coronavirus, che ha comunque portato a galla tutta una serie di problemi che portavamo avanti da parecchi anni. Quindi da questo punto di vista non ci sono, considerando le differenze, dei grandissimi scostamenti da ciò che stiamo facendo noi rispetto ad altri paesi. Il problema è il punto di partenza, che è molto differente. Certo, assolutamente, ma infatti non a caso, guardi Petraroli, giusto una specifica, poi così almeno chiude questo primo discorso. Quando lei parla di interventi strutturali, è proprio lì che si snoda tutta la questione, indipendentemente dal fatto che adesso la situazione sia ancora più precaria proprio per il coronavirus, ma l'abbiamo sentito, visto che stiamo parlando di un osservatorio generale anche rispetto alle previsioni che arrivano, il rating di Fitch che è stato confermato per l'Italia, ma perché? Perché in questo momento potrebbero arrivare degli aiuti anche europei, ma ancora una volta si sottolinea il fatto come la grande pecca del nostro paese, indipendentemente dopo il debito pubblico, sia proprio la mancanza di una struttura proprio, no? Negli interventi che possano garantire anche un welfare virtuoso. Ecco, si potrebbe partire da lì per poi guardare al futuro, ma correggendo quell'aspetto. Sì, diciamo che al di là degli interventi tecnici, occorrerebbe sicuramente avere la certezza del diritto. Si parlava di investitori, Eh ma sì, eh non sì. puoi, sentivo prima che si parlava dell'IRAP, degli acconti, no? Ma non puoi, al di là dell'IRAP oppure dell'ACE,
non puoi fare una terminata rappresentazione all'investitore estero per poi mandargli una newsletter o fargli una telefonata dopo 7 mesi e dirgli: guarda, comunque le cose sono cambiate, perché è evidente che questo ha un grande problema di credibilità. Io non sono, però questa è una mia visione, ma neanche poi del tutto personale, nel senso che credo poco ai grandi abbassamenti di aliquote, cioè l'Italia è comunque ancora un paese fortemente di attrattivo di investimenti esteri. Il problema è la certezza del diritto, non è il 24, 25, 23, 21% di posizione di corporate income tax. Il problema è un altro, il problema è la certezza del diritto. Per le imprese cercherei forse meno la riduzione delle aliquote, poi che Sì. comunque fa sempre effettivamente, voglio dire, è sempre comunque una richiesta che ci sta, ma cercherei di più di far sì che comunque l'investitore estero sappia dove va a investire e che comunque indipendentemente, diciamo, dal colore del governo, si possa avere comunque un percorso, imprenditoriale nel nostro Certo. Certo, chiarissimo Petraroli, assolutamente. Io andrei da Emanuele Marchini per cercare di capire in questo contesto proprio come sta sono state recepite, anzi, recepiti gli interventi da parte delle multinazionali, gli interventi fatti ovviamente nel nostro paese, perché prima abbiamo messo anche un po' a confronto con altri. Quindi, sulla base, Marchini, della vostra esperienza, appunto dell'esperienza di Shell, quali sono state le normative fiscali di maggiore interesse, insomma, che vuol dire di maggiore sostegno per le imprese italiane, quelle più efficaci? Beh, mi sembra di poter dire che il governo abbia fatto anche una scelta abbastanza evidente, di dare un sostegno finanziario soprattutto e prevalentemente alle piccole e medie imprese. Per esempio, la normativa per la cancellazione dei versamenti IRAP, è diretta appunto alle imprese che hanno un fatturato, diciamo, di piccola e media entità. Ci sono stati dei crediti d'imposta per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale, per l'adeguamento degli ambienti alle nuove normative, un credito d'imposta per gli affitti. Ci sono state sicuramente delle iniziative anche abbastanza efficaci, però, ripeto, più nell'ambito delle piccole e medie imprese. Noi, come grande gruppo internazionale, non abbiamo visto alcuna misura specifica, diretta appunto alle imprese di grandi dimensioni. Certamente utilizziamo, quelle misure che sono state poi dirette dal governo a tutti, e mi sembra anche, utile ricordare, per esempio, la riduzione degli acconti di imposta, per il 2020. Il rinvio di alcune scadenze, già lo diceva prima Petraroli, in termini sia di dichiarazioni da presentare piuttosto che di pagamenti da effettuare, e poi c'è stato un innalzamento del limite delle compensazioni tra crediti e debiti, che però ha inciso abbastanza Sì, poco. sì. Io credo che il governo avrebbe potuto forse osare un pochino di più. Noi, come grande gruppo, diciamo, energetico, io ho visibilità su alcuni altri paesi dove il settore è importante, quale per esempio la Norvegia. La Norvegia è stata più coraggiosa. È vero, come diceva Petraroli, che poi tutti gli interventi un pochino si somigliano, però per esempio la Norvegia ha introdotto la possibilità di riportare all'indietro nel tempo le perdite fiscali del 2020. E come diceva appunto anche prima Guido, se siamo tutti in perdita, avere un credito d'imposta o una riduzione degli acconti obiettivamente aiuta poco. Tra l'altro, in Norvegia, per esempio, ci sono state anche delle norme proprio ad hoc per il settore energetico, che è molto strategico per quel paese. È stato consentito, ad esempio, di dedurre una maggiore quota di ammortamento. È una cosa che, per il 2020, è una cosa che a mio avviso poteva essere fatta con un pochino più di coraggio anche in Italia. Ecco, ma questo coraggio che manca, proprio un flash in 10 secondi, non è dovuto al fatto che la base di cui parlavamo prima, cioè gli interventi strutturali e quindi le fondamenta del nostro paese, risultano già precarie, indipendentemente dalla crisi in cui siamo stati, avvolti? Credo proprio di sì, Cioè il credo che coraggio questo sia è relativo a quello. assolutamente vero. È altrettanto vero che forse in questa nuova fase, oltre che un sostegno finanziario,
poi ci vorrà necessariamente un sostegno agli investimenti, uno stimolo più che un sostegno. Certo, assolutamente sì, d'accordissimo. Allora, Laura Beretta, arrivo da lei. Allora, ancora un tema di misure, di sostegno fiscale, cerchiamo di capire cosa è stato fatto nel nostro paese rispetto ad altri paesi. Quindi questa è un po' la tavola rotonda del confronto, sulla base naturalmente di una multinazionale come la vostra, come Prismia. Sì, noi siamo una multinazionale italiana e operiamo in 50 paesi, per cui noi ci siamo dovuti, diciamo, confrontare con tutte le misure fiscali adottate in questi 50 paesi. Per fortuna con dei tool messi a disposizione a partire dall'Ocse, questo tax tracker che ci ha aiutato inizialmente a fare un po' di ordine. Come diceva Guido, sono prevalentemente misure volte a gestire l'emergenza, quindi misure volte a sostenere le imprese dal punto di vista finanziario prevalentemente e come è stato detto misure rivolte alle piccole e medie imprese. Come grande impresa non abbiamo avuto grandissimi diciamo sostegni forse anche appunto ripeto perché sono misure dell'emergenza abbiamo però visto noi delle differenze nel senso nell'ambito dell'Unione Europea come dicevano anche i colleghi le misure sono state abbastanza simili. Poi con qualche esempio ho citato appunto l'Emanuele di qualche paese un po' più all'avanguardia sulle perdite fiscali pregresse. Abbiamo invece confrontato parecchio con gli Stati Uniti. Ecco, qua secondo me si pone un tema anche di competitività dell'Unione Europea e dell'Italia rispetto agli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno messo a disposizione anche delle grandi imprese delle normative ben più interessanti, a partire dalla possibilità di dedurre più interessi. Abbiamo una soglia, la deducibilità degli interessi sia negli Stati Uniti che nell'Unione Europea molto simile, perché si può dedurre il 30% dell'EBITDA fiscale. In un momento di crisi in cui l'EBITDA subisce una contrazione e le imprese aumentano i finanziamenti, gli Stati Uniti fin da marzo hanno concesso di aumentare la deducibilità fino al 50% dell'EBITDA. A livello italiano questo non è stato possibile, a livello Unione Europea è necessario un cambiamento della direttiva. E so che Assonime, Confindustria e altre associazioni hanno fatto appunto richiesta a Gentiloni di procedere, diciamo, di fare in modo che la Commissione europea modifichi, di rimettere una nuova direttiva per concedere più flessibilità. Fatto sta che ad oggi abbiamo questa limitazione che pesa su moltissime multinazionali. Al tempo stesso, gli Stati Uniti, un'altra norma molto interessante che adesso sentivo appunto citare anche in un caso europeo, ha permesso di utilizzare le perdite fiscali degli anni 2018, 19, 20, quindi non solo le 20, 2020, ma anche 18, 19, per compensare gli utili fiscali del passato, quindi un carryback tecnicamente. Quindi significa poter compensare gli utili fiscali degli ultimi 5 anni con le perdite fiscali di 18, 19, 20. Questo dà chiaramente un sostegno finanziario, ma anche un sostegno economico. E quindi, a mio parere, insomma, qua già fin da queste misure. Chiamiamole così a breve termine, abbiamo una disparità di competizione tra imprese europee rispetto a imprese americane. È vero che questa è la parte di emergenza. Io personalmente confido che il piano Colao, il piano delle iniziative che sono state proposte dalla Commissione di esperti al Consiglio dei Ministri, porti qualche respiro in più e qualche norma anche a favore delle imprese italiane, delle multinazionali, delle grandi contribuenti. Certo. Parla addirittura di riforma fiscale, si parla di riforma della giustizia tributaria in 2 anni, se ho colto bene, si parla di un piano a 2 anni, in cui addirittura si auspica questo. Speriamo bene, è chiaro che cambierebbe un po' quanto ci siamo detti prima, insomma, un tema strutturale dell'Italia che richiederebbe un intervento importante. Eh sì, assolutamente, perché poi sembra dire basterebbe quello, però poi bisogna tornare indietro di un po' di anni. Allora, Marchini, a questo punto io ritorno ancora un istante da lei, perché mi sembra anche un po' collegato questo discorso a quello che stavamo facendo prima. Abbiamo già detto che si avrebbe potuto fare di più per le grandi imprese da un punto di vista fiscale. Oltre a questo aspetto, quali altri interventi secondo lei, insomma, si potrebbero fare per aiutare questi operatori? Beh, a mio avviso è assolutamente necessario agire sulla semplificazione della burocrazia e degli adempimenti. Vanno eliminati quelli che non sono più necessari oppure che sono stati superati dai tempi. A volte, secondo me, basterebbe davvero molto poco. Le faccio un esempio molto concreto sui rimborsi Sì. IVA.
sarebbero un importantissimo apporto di liquidità a favore delle imprese in un momento difficilissimo. Eppure diciamo che siamo ancora un po' ancorati alle procedure del passato, perché i funzionari dell'agenzia che sono incaricati dei rimborsi IVA, per esempio, non hanno accesso al sistema di interscambio, che è il portale web attraverso il quale ormai la stragrande maggioranza delle fatture, passa. Quindi non possono esaminare direttamente le fatture e devono chiedere ai contribuenti una copia cartacea di queste fatture per lavorare la pratica di rimborso. Quindi creano un lavoro non necessario e allungano certamente i tempi di erogazione dei rimborsi. Ripeto, in un frangente così difficile è esattamente, del contrario che abbiamo bisogno, cioè abbiamo bisogno di procedure più snelle e più veloci. A livello più generale, la semplificazione, secondo me, è assolutamente necessaria, per quello che riguarda le opere pubbliche e infrastrutturali, perché oggi una grande opera, per grande opera intendo una che richiede un investimento di almeno 100 milioni di euro, impiega mediamente quasi 16 anni per vedere la luce, e di cui 8 sono dovuti sostanzialmente a inerzia burocratica, a problemi amministrativi, eccetera. E mi ricollego a quello che diceva Guido prima, l'attrattività degli investimenti è certamente ancora presente, però dobbiamo stimolarla, in termini di certezza, del diritto, ma anche certezza della tempistica. Noi, per esempio, nel settore dell'energia, anche dei nuovi settori dell'energia solare, del fotovoltaico, eccetera, vediamo spesso dei processi autorizzativi davvero molto complessi. Vediamo una inerzia, delle regioni, vediamo provvedimenti che si fermano perché le amministrazioni si pongono dei veti incrociati. Quindi forse in questa prospettiva, lo abbiamo visto proprio recentemente, l'adozione del modello Ponte Morandi potrebbe portarci, per esempio, in una direzione più giusta, consentendoci di sintetizzare e coordinare i diversi interessi coinvolti, con la previsione però di una fast track per i progetti strategici di investimento. Quello è diventato un po' un modello forse in questa parte appunto di ragionamento, no? Poi, insomma, perché lei ha detto semplificare la burocrazia, eccetera, forse lì, proprio perché delle questioni sono state risolte anche più velocemente rispetto a quello che avremmo potuto immaginare, per alcune è diventata una sorta di modello. Beh, certamente, direi che ricostruire il ponte in No, meno di 2 anni sta certo. per essere inaugurato e certamente Assolutamente sì. rispetto ai nostri standard Esatto, esatto, un fiore esatto. all'occhiello, ecco, una dimostrazione che si può fare. Esatto, Marchini, ancora una cosa per lei, perché a più riprese si parla di un importante strumento di dialogo tra le imprese e l'Agenzia delle Entrate. Parliamo quindi dell'adempimento cooperativo. Io so che voi per primi, cioè siete stati tra le prime realtà proprio ad aderire a questo adempimento. Le chiedo molto banalmente, però è importante, come sta andando l'esperienza? Ma è un progetto a cui abbiamo sempre tenuto molto qui in Shell, perché siamo stati coinvolti sin dal 2013 nel progetto pilota, abbiamo veicolato all'agenzia nei vari colloqui la nostra esperienza maturata con regimi simili in altri paesi, per esempio nel Regno Unito, in Olanda, Singapore. E poi abbiamo seguito anche molto da vicino la gestazione del decreto legislativo attraverso il gruppo fiscale di Confindustria. Direi che noi siamo soddisfatti della nostra partecipazione. Molto concretamente siamo riusciti a risolvere preventivamente qualche situazione potenzialmente critica, dialogando con l'agenzia. E poi, un vantaggio anche lì molto concreto è che in base alla legge, essendo parte dell'adempimento collaborativo, non dobbiamo presentare le garanzie per i rimborsi delle imposte dirette e indirette. E quindi questo ci consente ovviamente un vantaggio finanziario. Ripeto, estremamente concreto. Tra l'altro, la mia soddisfazione deriva anche dal fatto che abbiamo trovato nell'ufficio Cooperative Compliance dell'Agenzia delle Entrate, che è diretto dal dottor Zonetti, un interlocutore pragmatico, aperto al dialogo e al confronto, che ci ha dimostrato con i fatti una grande voglia di comprendere la realtà aziendale, che è così diversa, diciamo, da quella dell'amministrazione pubblica. Sicuramente, questo è un dato di fatto, la piena attuazione del regime richiederebbe un affinamento normativo e probabilmente anche maggiori risorse all'interno dell'agenzia.
Attualmente sono qualche decina i funzionari che si occupano di cooperative compliance e ho controllato proprio l'altro giorno, le società che partecipano sono ormai 40 e sono tutte di grandi dimensioni, di complessità notevole. Quindi è normale, direi, attendersi che l'amministrazione si doti anche della struttura necessaria a fronteggiare questo tipo di complessità. Tra l'altro, concludo dicendo che è ulteriormente necessario per, ripeto, attuare pienamente il regime, completare, il processo di cambiamento culturale, che ci deve portare sostanzialmente, da una logica di contrapposizione con l'agenzia a una invece di collaborazione con l'agenzia. Ed è una cosa che riguarda sia i funzionari dell'agenzia, sia proprio i contribuenti. Ok, ecco, faccio ancora una domanda a Beretta e poi torno da Petraroli anche per una conclusione abbastanza corposa che ci farà accendere i riflettori su tante questioni che abbiamo già toccato, ma che magari invece bisogna approfondire ulteriormente. Beretta, torno da lei per questo motivo, perché invece in realtà Prysmian non risulta tra le imprese che hanno aderito a questo adempimento cooperativo. Le chiedo perché, ma in realtà le chiedo in modo più ampio quali sono a suo parere svantaggi e vantaggi di questo. È corretto, Prysmian non è in adempimento cooperativo diciamo, per un motivo molto semplice. Esistono dei limiti dimensionali, noi potremmo entrare con alcune delle società italiane, non con tutte. I limiti dimensionali adesso sono stati recentemente abbassati a 5 miliardi e la norma prevede addirittura che si arrivi ad abbassarli fino alle società con fatturato a 100 milioni, quindi sicuramente entreremo con tutte prima o poi. Noi ci siamo focalizzati immediatamente sul tax control framework, cioè il sistema di gestione, di misurazione, di relazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, perché è un prerequisito per entrare in cooperative e fin dal 2016 per noi è una priorità la gestione del rischio fiscale, quindi siamo subito partiti con diciamo, la gestione del rischio fiscale in maniera integrata nei processi aziendali. Noi riconosciamo il valore chiaramente della cooperative compliance, prima di tutto secondo me del TCF. E la cooperative compliance darebbe in più il fatto di aumentare il livello di certezza nell'interlocuzione con l'Agenzia delle Entrate, che chiaramente ci attrae molto, ma secondo me come svantaggio, o forse mancato vantaggio, al momento c'è il tema del sistema sanzionatorio. Chi entra in cooperative compliance ha ancora l'applicazione di sanzioni amministrative e sanzioni penali. Su questo punto richiamo nuovamente il piano Colao perché mi sembra molto interessante il fatto che si indichi come un'iniziativa da attuare subito perché non richiede diciamo, budget, se non fosse quello che citava Emanuele in termini di risorse da parte dell'Agenzia delle Entrate, cioè di incentivare ulteriormente, dare impulso all'adozione del tax control framework, non tanto dell'adempimento cooperativo. Quello che è importante è che le aziende inizino a gestire il rischio fiscale, avere dei presidi all'interno dei processi aziendali. Questo impulso verrebbe dato e verrebbe diciamo, ulteriormente dato secondo diciamo, appunto, la proposta del piano Colao attraverso l'eliminazione di tutte le sanzioni sia amministrative che penali. Personalmente, in un rapporto quale deve essere quello di cooperative compliance, di collaborazione e fiducia, credo che sia la base della fiducia. Quindi, bene, questo è sicuramente qualcosa che auspico che a breve, visto che è un'iniziativa da attuare subito, venga Certo. posto. Beh, poi ecco, anche la fiducia, voglio dire, si è parlato tanto di fiducia, è una delle parole chiave di questo periodo, no? Per guardare alla ripartenza reale, effettiva, ecco, Beretta. Esattamente, questo è importante. Insomma, la fiducia credo che insomma sia quello che dia la svolta anche Sì. al rapporto con l'Agenzia delle Entrate. Diciamo che sempre nella vita è così, se vogliamo dire in modo più sociale in generale, ma insomma figuriamoci quando si parla di ripartenza dell'economia. Allora, Petraroli, come detto, vengo da lei perché insomma, mi piacerebbe un po' tirare i fili di questa discussione che abbiamo fatto, discussione ovviamente formativa, perché io mi sono segnata un po' tutti i vari provvedimenti che a livello governativo sono stati messi in atto dall'inizio della pandemia ad oggi, con tutto quello che si è incastrato strada facendo, chiaramente
bisognerebbe starci ore a parlare di tutto quanto, però io ovviamente mi sono segnata il decreto salva economia che ha previsto una serie di sospensioni in termini fiscali, il cura Italia naturalmente che si focalizzava su logiche di potenziamento delle misure economiche, il decreto liquidità che ha introdotto invece una serie di disposizioni di accesso al credito per le imprese e poi abbiamo parlato dell'ultimo, il decreto rilancio che ha introdotto questi provvedimenti urgenti in materia di sostegno al lavoro e in generale all'economia. A questo punto, dottor Petranoli, quali sono stati a suo parere i principali interventi fiscali introdotti e quali, secondo lei, secondo voi, quelli invece mancanti e quali saranno quindi gli effetti ad essi connessi? Quindi entrambe le situazioni, no? Quelli già in essere, effetti che potranno avere, quelli invece mancanti, effetti che potranno verificarsi proprio per questi gap mancanti. Sì, allora, senza voler interpretare i colleghi, Sì. diciamo che strutturali nessuno. E questo volevo essere molto chiaro, Sì. no? Nel senso che interventi strutturali non ce ne sono. Qui parliamo di fisco, non parliamo di Sì. cassa integrazione, parliamo sostanzialmente di fisco. Strutturali non ce ne sono. Quelle che i punti che sono venuti fuori da Laura ed Emanuele sono molto interessanti, cioè. Io parto ancora, allora, la riforma della giustizia tributaria. Siamo proprio sicuri che abbiamo bisogno 2 anni. Ci sono due proposte in Parlamento che giacciono da un po' di tempo. Vedere, guardiamole se sono buone o non sono buone. È chiaro che c'è un'estrema confusione sulla materia, però è chiaro che la riforma della giustizia tributaria è arrivata, è un punto al quale noi non possiamo più demandare ancora al tempo, a 2 anni. 2 anni sono troppi. Provocatoriamente dico che secondo me bisognerebbe pensare a una seria pacificazione fiscale, nel senso che come ci siamo incontrati già, no, come dicevo nell'ultima volta che ci siamo incontrati con voi alle fonti, a ottobre tutto accadrà, nel senso che ci saranno probabilmente gli imprenditori con i forconi per strada, e quindi bisogna intervenire seriamente. La pacificazione fiscale, poi non piace il termine condono, non condono, ma per come siamo arrivati, forse converrebbe fare una seria valutazione sul tema. Anche per poi dopo magari arrivare a quel discorso che faceva Laura e Emanuele, la cooperative compliance, come trovarsi bene, non bene, la tematica delle sanzioni. Però è chiaro che occorre avere un punto di partenza molto chiaro e definito. Faccio solamente è di questi giorni l'entrata in vigore della direttiva tramite il decreto legislativo, quella che è per la Sì. risoluzione delle controversie in ambito europeo. Cioè, ci sono delle strutture, ci sono delle indicazioni da parte dell'Europa al fine di trovare, diciamo, un senso comune anche alla tematica del fisco. Però è chiaro che occorre una partenza importante e diciamo che faccia chiarezza su quelle che sono le situazioni del passato. A mio parere è molto difficile poter pensare a continuare a perseverare in questa situazione senza entrare dentro seriamente in una riforma della giustizia tributaria. Il discorso che faceva Emanuele sulla semplificazione. È vero, stiamo andando ancora in un mondo ancora più complicato, no? Perché la Certo, 231, la certo. direttiva PIF di settimana scorsa, il penale tributario adesso nella 231. È chiaro che quello è un mondo che comunque, evidente da XVI, è un mondo che comunque tenderà sempre a complicarsi di più. Un'ultimissima cosa.
Non è chiaro nemmeno dove andiamo, nel senso, al di là che era notizia poi che si leggeva da qualche parte qualche giorno fa, oggi su Sole 24 Ore e su Corriere della Sera c'erano degli articoli sulle sentenze, quella di Apple in Irlanda, il tema della digitalizzazione, la web tax. Siamo ancora veramente in alto mare su queste tematiche. E se non ci sarà un chiarimento anche su queste tematiche, purtroppo il rischio nostro è quello di essere sempre poi al traino, essere sempre gli ultimi, con le limitate, risorse che effettivamente il paese oggettivamente ha. Nel Sì. senso, Sì, scusate, l'ultimissima cosa, prego, prego. mi ricordo, mi rimase molto impressa nella mia precedente esperienza lavorativa. Quando appunto ero con il compianto professor Fantozzi, che aveva avuto come incarico quello di essere il ministro delle finanze. Io molto ancora 15-16 anni fa, in maniera molto naif, gli dissi: ah, ma professore, ma forse sarebbe necessario rendere deducibili le spese del dentista, far sì che l'evasione, no? Il tema è, non dobbiamo pensare che l'Agenzia delle Entrate o comunque i tecnici dei ministeri non sappiano perfettamente queste cose. Il tema qual è? Il tema sono le limitate risorse del paese. Nel momento in cui tu intervieni con una drastica riduzione delle aliquote, tu comunque il mese successivo hai una tematica di dover comunque erogare servizi ed È erogare certo, anche è no, certo, stipendi. è E quindi certo. chiaramente questo è esattamente, cioè i tecnici del ministero ci impiegano 10 minuti a vedere gli effetti e effettivamente non è che sia possibile poi andare in cantina e stampare moneta. Quindi noi viviamo anche in un contesto che non è la Germania e se vogliamo non è nemmeno la Francia. No, Ecco. ma lei guardi Petraroli, cioè, magari avrei a dire qualcosa d'altro, però è un po' il tema della coperta che è corta, no? E allora da una parte si dà da una parte ma si tira dall'altra. Le risorse così esigue per il nostro paese. Prima lei ha iniziato il suo discorso dicendo: beh, ma tra un po', se qualcosa non cambia, adesso io lo sto riassumendo molto, si vedranno gli imprenditori in strada con i forconi. Però il problema dell'Italia è proprio questo, che io mi auguro che non accadrà mai, no? Che si scenderà in piazza con i forconi. Però da qualche parte bisognerà poi far sì che le risorse possano aumentare, e torniamo con un discorso circolare anche all'apertura della nostra tavola rotonda. Cioè, affinché l'Italia possa diventare attrattiva, altrimenti ci pieghiamo su noi stessi, no? Poco importa tutto quello che viene fatto poi di altro, se non risolviamo i problemi delle fondamenta, perché poi si tratta di quello, no, Petraroli? Sì, assolutamente corretto, assolutamente. Però contro la coperta corta cosa si potrebbe fare? Non lo so, cioè, ci vorrebbe, è una domanda altro che da 1 miliardo di dollari, ancora di più. Lo Mi fa so, dire una cattiveria, non lo so. bisognerebbe cambiare la testa degli italiani. Ah, beh, no, ma non è, guardi, non è una cattiveria. Lei l'ha detto in modo un po' tranchant, ma quando noi parliamo spesso, no, della mentalità che dovrebbe essere modificata, ma che nello stesso tempo è la parte di noi che è più complicato da modificare. Cioè, anche in tutti i giorni le abitudini sono dure a morire, no? Sì, è comunque, voglio dire, il nostro è comunque un paese che ha delle, adesso al di là di tutto, ha comunque delle sane fondamenta, Prysmian è sicuramente, voglio dire, è una grande impresa, ma il tessuto italiano è un tessuto comunque anche di piccole e medie imprese che sono assolutamente sane e che rappresentano l'eccellenza del paese. È chiaro che comunque andrebbero maggiormente aiutate perché lavorano effettivamente in condizioni Eh molto, sì, eh sì. Esatto. molto difficili, è inutile nasconderlo. Ecco, solo proprio in 10 secondi ciascuno, anche gli altri miei ospiti, esatto, insomma, è difficile agire con questi pochi aiuti, insomma, per le imprese italiane, proprio a chiusura della tavola rotonda. Prego, Beretta, parta pure lei. Sì, io ho sentito il commento di Guido sul fatto che la riforma tributaria, la riforma, la giustizia dovrebbe avvenire subito. Io sinceramente per una firma se venisse in 2 anni, nel senso che ne sentiamo parlare da 20 anni, Anche di più forse.
la cambi nel momento in cui inizi. Da qualche parte bisogna iniziare e da lì verrà fuori, Sì, credo. No? Se almeno la struttura tra contribuente e autorità fiscale cambia, io credo che forse possa anche cambiare la cultura italiana. Ok, Emanuele Marchini? Sì, Marchini? Mi sentite? Ecco, adesso sì, Sì. prego. Un commento No, anche a lei in dicevo, chiusura. sono certamente d'accordo anche con Laura e con Guido. Bisogna un pochino cambiare un pochino la testa e probabilmente essere meno resistenti al cambiamento. In Italia è molto difficile cambiare le cose, però, lo diceva anche prima Guido, è un dato di fatto, ormai questo è un mondo che corre veloce, molto veloce, e noi forse abbiamo ancora delle abitudini un po' vecchie e un po' datate. Quindi su Ecco, eh sì. questo forse dovremmo essere noi un po' tutti insieme a fare uno sforzo in più verso il cambiamento, verso la modernità. Dobbiamo essere un po' più innovatori. Ci hanno detto che questo periodo effettivo di lockdown e post-coronavirus abbia dato una spinta in avanti da quel punto di vista. Dobbiamo essere però noi come paese, come sistema paese, a recepire al 100% le sfide, insomma, non solo nell'emergenza, perché poi questa è un'altra. Almeno mi permetto di dirlo, ma credo anche di riassumere un po' i concetti che sono emersi, anche un'altra nostra pecca, una pecca del paese, quella di sapere esattamente che cosa dobbiamo fare, ma poi la direzione da prendere sembra sempre più un miraggio, no? Perché ci sono tutte delle non facilitazioni che impediscono il cammino. Petraroli, d'accordo, poi vi saluto. Sì, assolutamente. Noi aspettiamo sempre che qualcuno ci indichi la strada. Ecco, invece no, dovremmo saperla noi ormai la strada, voglio dire. Va bene, abbiamo anche un po' sdrammatizzato sul finale, ma credo che sia importante, no, guardare anche con questo approccio al futuro e cercare di uscire però dall'impasse che ci portiamo un po' appresso da tanto tempo. Allora, io ringrazio Laura Beretta, Prismian, grazie. Grazie, grazie a lei. Saluto Emanuele Marchini, Italy Shell Italia. Grazie E a saluto voi. naturalmente Guido Are Petraroli, Managing Partner LED Taxand. Grazie per Grazie essere a stato con voi, me. arrivederci. Ciao Laura, ciao Emanuele. Grazie, Ciao. grazie. Tra poco noi Arrivederci. torniamo con Arrivederci. la terza e ultima tavola rotonda. Cercheremo di fare un passo ulteriore, cioè di mettere un po' insieme tutti questi elementi che abbiamo via via analizzato ormai in questa ora e mezza che è volata, devo dire. Quindi ultima mezz'ora ancora interessante, restate con noi dopo la pubblicità.